protagoniste dell'amore. Perché ragazze, diciamocelo chiaro, avete due status sentimentali a vostro dire molto diverse, perché tu hai dichiarato in questo momento di essere single, pronta all'adozione. Sì, no, pensavo come Giada e Viola, come personaggi di Per tutta la vita, invece no, ma come Claudio e Carolina. Abbiamo a che fare sia con voi come persone che hanno fatto delle scelte nella vita in questo momento molto chiare, sposatissima con Francesco Motta, che salutiamo, però anche con i vostri personaggi naturalmente. Solo che per capire meglio come siete approcciati ai vostri personaggi di questo film Per tutta la vita, il titolo funziona, poi bisogna vedere forse. Esatto, spaventa un po' questo Per tutta la vita, no? Però sì, è una promessa il Per tutta la vita, poi in mezzo c'è la vita però. Ci si provi. E allora io voglio capire quanto del vostro approccio all'amore c'è nei vostri personaggi. Vedete, ci sono delle palette, potete alzarle, prendetele. Da un lato c'è la vostra foto, dall'altra... Anche un ping pong. La foto della collega. Noi adesso leggeremo alcune dichiarazioni e voi dovete ricordare se quelle frasi le avete dette voi oppure la vostra collega. Quando vi sentite pronte, alzate la paletta. Ok? Va bene. La prima è questa. Sono follemente innamorata di me stessa. Se trovassi un uomo come me, scapperei subito con lui. Chi l'ha detto? Carolina. No, tu. No, tu. Io ho mai detto. Io non l'ho detto. Ma ti pare che dico una cosa del genere? Non lo sapete se l'avete detta? Io non l'ho detto. Tu non l'hai detto. Ma l'avrà detto Madonna. Sì. Vediamo chi l'ha detta. Secondo me l'ha detta Marisa Luisa Veronica Ciccone. E l'hai detta tu invece. Io. No. No. E mi sembra molto strana questa frase, che io dica follemente innamorata. Era un momento, si vede che in quel momento avevo preso, non so, qualche strana elisir di... No, io sono contenta nella mia pelle, sono contenta di come sono, per carità. Adesso che io sia follemente innamorata, però adesso ci penso, magari invece... Era il 98, lei eri piccolina quando l'hai detto. Ah, ecco, sì. È cambiato qualcosa. Diciamo che ero, insomma, tanti anni fa. Scapperesti ancora con te stessa? Sì. Ma io sto bene con me stessa, mi faccio delle belle chiacchierate. Sì. Prossima dichiarazione. Vediamo. Sono una donna da maneggiare con cura, sono fragile come un pacco bomba. Eccola, Carolina. Tana per Carolina. Vediamo se sei proprio tu ad averla detta, ma a noi risulta di sì. Cosa succede quando Carolina, boom, esplode? O ti travolgo, e quindi questo è il bene. O altrimenti scompaio in un secondo. Io sono probabilmente la regina del ghosting. Davvero? Sì. Come si fa? Si fa che qualcuno ti fa male e a quel punto chiudi il cuore e via. E infatti. Ok, poi noi ci sentiamo dopo. Quando vuoi. Prossima Me lo ricordo quel momento. Me lo ricordo. Vediamo. In amore sono una leonessa e non temo rivali. Chi l'ha detto tra Madonna voi due? Madonna mia. Sono sicuramente una leonessa, però non temo rivali. Ma secondo me l'hai detto tu, Claudia. Secondo me l'hai detto tu, Carolina. Che abbiamo detto? Chi l'ha detto? Quando? Vediamo chi l'ha detto. Ah, sì, l'hai detto tu. Ecco, non temo rivali. Posso dire, secondo me non temo rivali. Forse ho aggiunto il giornalista. Perché sono una leonessa, sì. Tempo fa, magari. Secondo me la seconda parte non l'ho aggiunta io, non l'ho detta io. È stata una libera interpretazione. Però leonessa sicuramente sì, ma in tutti i sensi, sia a livello di protezione delle persone a cui voglio veramente bene, sia sono pronta a fare qualunque cosa anche per questa protezione, anche in aggressione. Ah, ok. Mm. Sì. Quando c'è da difendere il proprio nucleo, lo fai... Con tutta la forza che ho. Prossima dichiarazione. Attenzione, interessante. Di un uomo amo le ossa sporgenti. Non resisto. Non riesco neanche a finire la frase. Sì, questa è Carolina. C'è un problema. Alla clavicola che si vede dalla camicia aperta. Ora, con tutto quello che potevi... Amici clavicola. Sì, notare in Francesco Motta proprio la clavicola. Ma non so perché è una cosa che mi piace da morire. Perché comunque quasi sempre c'è un uomo con la camicia, quindi questo incrocio qui, no? E la clavicola mi... Non so. Comunque lei è Carolina Crescenzi. Però è strana. Iniziamo a parlare in terza persona. Devo dire che anche nelle donne è bellissima la clavicola. Bellissima. Sì, è vero.
È un bel punto quello del corpo. Di te avevamo un'altra frase, però, siccome ne abbiamo trovata un'altra un po' più pepata, si dice un po' così, un po' friccicariella, preferiamo usare questa. E dice così: sono più le corna che ho fatto che quelle che ho ricevuto. Così, dichiariamolo di domenica pomeriggio, dai. No, io, a parte che io odio l'espressione le corna, io non ho mai usato questa parola, sono pronta a smentire, cioè sicuramente, ho detto tu sei stata mai tradita, ho detto a voglia, sarò stata tradita. Corna non è un bel... non mi piace usare questa. Ma infatti, guarda, non l'hai detto tu. Infatti. L'hanno detto i vostri mariti. Interessante. Proprio loro. Ecco. Luca e Paolo. Ah, ok. Ciao, amici. Guarda che bei mariti che ci siamo andati a trovare. Guarda che belli. Ottima. La clavicola di Luca è all'altezza? Cosa? Beh, in effetti Luca si è abbastanza... C'avevo una cosa qua. Il dolorino. Siete felicemente, siete coniugati fino a un certo punto in questa bellissima pellicola che adesso è nelle sale, in tutte le sale, per tutta la vita. Chi è sposato con chi? Paolo, con chi sei sposato tu? Io sono sposato con Claudia, quella che dice che non le piace la parola corna, ma come vedrete mi sembra che ci dia una bella botta, come si può dire. Non svegliamo oltre. Distinguiamo personaggio da attrice, perché Viola e Claudia, no? Ci tengo, E quindi Luca, così a naso mi viene da pensare che sia tuo marito. È mio marito, molto generoso come marito, vero? lui è un marito così, che abbraccia tanto, troppo. Allora facciamo dire a lui un po' in che cosa consiste questa storia, in questo film. Di cosa parliamo, Luca? Parliamo di una bellissima storia d'amore tra me e la pora Carolina. Soprattutto che... pora. E la pora. Che subisce. Mamma mia, povera Giada. Che subisce di tutto da questo... Sì. Insomma, in tutto il cast, che è molto, molto ricco, c'era una parte dello stronzo e indovinate a chi l'hanno data. Ci sono dei matrimoni che voi credevate veri, assolutamente veri, poi si scopre che non arriva è proprio così. Arriva una lettera a casa e appunto che dice che il matrimonio non era valido perché quel prete non era insomma un vero prete, quindi per la Chiesa il matrimonio non è valido e neanche per lo Stato, quindi si trovano queste coppie un po' a dover fare i conti con questa notizia, quindi devono riconfermare la promessa. Oppure no. Sai, a un certo domande. Punto fai un check della situazione, sì, come siamo messi? Ci risposeremo ancora? Vediamo un'anticipazione. Io non riesco a credere che questo per 9 anni ha fregato tutto. Ha recitato la parte. E poi mica solo i matrimoni, anche le messe, i funerali. Sì. Vogliamo rifare pure quelli? Anche le confessioni, ti rendi conto? Pensa quanti segreti ha ascoltato questo. Sì, perché poi non essendo prete, non ha neanche il segreto professionale. Ma io ci sono cascata totalmente. Poi comunque pensavo, perché siamo costretti per forza a sposarci tra un mese quando dicono loro, no? Potremmo anche tutti quanti prenderci un anno da single e poi uno si risposa. Nel caso, dopo. Questa vi piace? Ma no, e che cosa ci fareste voi con un annetto da single? No, io invece ho una proposta. Ci risposiamo fra un mese e partiamo pure per il viaggio di nozze. È un'idea geniale. Torniamo a Bali tutti insieme come la prima volta. Sì. Scusa, almeno diamo un senso a questo matrimonio. Beh, veramente il senso sarebbe scegliersi di nuovo, no? Che c'è fra voi? Noi siamo amiche. Il punto è che... questi sono 4 amici che fanno tutto insieme, troppo. E poi in realtà si scopriranno anche delle altre cose che fanno insieme ed è un problema. No, io non... Non ne sai niente. Vogliamo parlare con loro? No, perché il secondo... Ma sì, perché la seconda personaggio un po' scomodo l'hanno data a me, che sono... siamo, diciamo, lui è mio marito e lui è il mio amante.
Ah, proprio così? Sono sì. Migliori amici loro. Loro sono migliori amici. Noi non siamo migliori amiche, eh. C'è Paolo, però. Cioè, con il migliore amico si condivide tutto, ma fino a un certo punto. Un po' troppo, infatti. Ma infatti, io sono inconsapevole di questo. Va bene l'amicizia, ma insomma, pure la moglie, anche no. Però e invece poi... Luca non si è fatto scrupoli. Chissà se nella vita se ne fa. Infatti, vorrei mettere alla prova un po' anche la vostra coppia, perché sono tantissimi anni ormai che lavorate insieme, vero Luca? Quindi sapete... tutto di tutto rispetto alla vita dell'altro, i segreti, eccetera. E, per assaggiare, per testare quanto dura questo amore, se è sincero, questa amicizia, quanto è vera, vorrei sottoporvi a delle domande. Voi gentilmente rispondete con dei segnali, con dei segni. Paolo a noi risulta essere a sinistra, Luca è a destra, quindi essendo voi delle iene emerite, ex iene in pensione, sapete come funziona. In congedo. Ok, chi di tra voi due è il più sexy? Sei sicuro, Paolo? Così dicono le signorine. Io dico quello di sopra, non dico il mio vicino di sopra. Ok, il più testardo. Il più bugiardo. Naso. Ma nessuno dei due, posso? No. No, bugiardo no. Il no, più tifoso del Genoa. Sì. Nessuno dei due, purtroppo. Siamo tutte e due amanti delusi. No, lui si è impietidito da poco. Chi passa più tempo davanti allo specchio? Davvero Paolo? Dici che sia Luca? Sì? Dico io. Vi voglio sinceri, il più avaro fra voi due, il più avaro. Nessuno dei due purtroppo. Siamo due genovesi atipici purtroppo, siamo non rispettiamo la tradizione. Chi recita peggio? Chi è che? Recita peggio. Chi recita peggio? Ah, sì. Io su questo sono sicuro. L'ultima e poi vi lascio. Chi si lava di meno? No, guarda, io in 25 anni di onorata carriera non ho mai sentito nulla di scandaloso. No, neanche io, neanche io. Spendiamo anche in bagno schiuma, vedi, non siamo qui. Il più elegante però è certamente, Paolo, ci scuserai, Luca. Luca è sicuramente il più elegante fra i due. No, 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 ah, no? È Paolo. Lui è più attento di me a come si veste, a... Ma tu hai capito so chi è Luca e chi è Paolo? Si veste come... Ci dà delle versioni di moda e di stile molto interessanti, Luca. Comunque noi ci vediamo. Ah, cioè, sì, se... no, io ho sempre delle lezioni di moda. Quello è vero. Quello è vero. Ad ogni modo, se volete continuare a ridere con loro insieme a Mia Ceran, ricordatevi che quelli che va in onda il giovedì sera su Rai 2. Il giovedì sera su Rai 2. Sì, non questo giovedì, perché c'è il tennis. Ragazzi, grazie. Io continuo a parlare con le vostre mogli. Grazie a voi. Ciao. Ciao Francesca, ciao Paola Carolina, ciao. Bel momento, Claudia, per te, perché ti stai mettendo dietro la macchina da presa, ti stai riscoprendo regista, finalmente stai realizzando questo sogno. Sì, diciamo, sono molto contenta, sì, di questo debutto. Non era un mio sogno, veramente. No, io ho sempre sognato di fare la ballerina. Nella vita e poi l'attrice, però la regista è capitato, quindi è successo un po' come una sorta di evoluzione, poi la vita ti mette delle occasioni così sul piatto e l'ho colta al volo, perché è questo film, un film particolare
e che sia nata Pirulan, con una protagonista, appunto, che è una counselor, eccetera. Quindi mi sono sentita di portare avanti il personaggio, di autodirigermi, e poi ovviamente ho fatto delle scelte, ho concepito, diciamo, è nato un po' così il fatto di accompagnarlo anche come regista a questo progetto. Non era il sogno che io volevo realizzare da una vita, però mi è successo ed ho fatto un passo avanti e ho detto va bene, vado io, lo dirigo io. E mi sta molto piacendo, ho fatto un bellissimo lavoro con gli altri attori, ci sono anche ovviamente gli altri attori del cast, e mi è piaciuto molto dirigerli davvero tanto, quindi è stata un'esperienza positiva, entusiasmante, molto molto impegnativa ovviamente, faticosa, però entusiasmante e anche divertente. Quindi. Invece Carolina sta per tornare con la seconda stagione di Mare Fuori, sì. Su Rai 2. E il 17, mercoledì 17. Mercoledì. Cosa succede in questa stagione? Un sacco di cose succedono. Innanzitutto il mio personaggio, che è la direttrice del carcere, si è un pochino ammorbidita. Mm. Pur sempre regole, disciplina, responsabilità, perché è il suo lavoro. Certo. Però ora ha un'esperienza sul campo e quindi ha sviluppato anche una sorta di empatia con questi ragazzi, che è poi una cosa che è successa anche a me, perché ormai siamo diventati fusi, siamo un bellissimo gruppo. Sono cambiati i registi, ci sono Milena Cocozza e Ivan Silvestrini, c'è stata un'atmosfera bellissima e ora vediamo cosa dice il pubblico. Mercoledì quindi non perdetevi di nuovo questa bellissima fiction dedicata a storie vere, perché dietro a tutto questo ci sono delle storie vere. Grazie Claudia Gerini, grazie Carolina Crescentini, a Cinema con Per tutta la vita.